casa di privilegi, il politico che si fa un contromano su misura, ma non solo, anche il cittadino automobilista che abusa del posto degli handicappati e tutti quelli che invece godono del piccolo privilegio perché sono vicini alla grande burocrazia che conta. È il privilegio di Matrix di avere questa sera con noi Maurizio Battista. Però, Borro, mi dispiace, ma devo andare controcorrente. Vado controcorrente. Oh, l'equazione è politico privilegio. E non è sempre così. Ma poi voi da questi politici, onestamente, ma che cosa volete? Ma falla a far te il politico, no? Allora dice, le auto blu. Che il problema è il colore, pensi? Gli famo fucsia, c'hanno la macchina blu perché si devono sbrigare e andare a Montecitorio al Senato per fare delle cose. Che ci mandiamo col 13 barrato? No. Io mi sono segnato, aspetta. Le cure sanitarie, guarda che far politica in Italia, come stressiamo noi politici, non è facile, minimo ci vanno le cure, poi i telefonini, gli arrivo i dati, i telefonini, il via, il trasloco, tu lo sai che i politici stanno sempre a traslocare, da un partito a un altro, da un gruppo a un altro, ci vuole... I faldoni, chi se li carica i faldoni? Se un RPD fa forse da c'è il faldone, parla di tutti i fenomeni che ci avevamo. A pensionare, a 52 anni, guarda a far politico, ride quello, ride. È stressante! Cioè ride, ma no via quello lì, per favore. Poi, e ferie, un mesetto, gliele vogliamo dare un mesetto o no? Ma se le fa il comico un mesetto delle ferie. Andiamo avanti, i teatri, i ristoranti, ma io, non, dai, non è manco giusto fargli pagare, no, non è così, dai. Ecco, questa è bella. L'eurodeputati più pagati sono quelli italiani, 144.000 euro. E se sono più pagati non c'è rischio che saranno pure i più bravi? Non vi... Prego! Ma tu ci sei mai stato a Bruxelles? A Bruxelles piove, fa freddo perché c'è il vento dei Balcani e baci a te! Poi... No, aspetta. No! No, Dio Porro, digli a questi qua che la democrazia, cari signori, ha un costo. La democrazia costa cara. Ah, tu dici, visti i risultati, può darsi che abbiamo buttati i soldi. Pure questo è vero. Però, parliamo dei nostri privilegi. Perché anche noi abbiamo dei privilegi che certe volte non usiamo. Io ne leggo quattro, ma so tanti. Il privilegio di essere giovani. Ricordatevi che non sarete mai più giovani di così. Il privilegio di amare, amare ed essere amati, questo è un grande privilegio. Poter scegliere è un grande privilegio. Fare il lavoro che si ama, che si è sempre sognato, è un grande privilegio. E poi essere qui stasera a Matrix è sicuramente un grande privilegio. €200